Allora, oggi è un giorno fondamentale perché il ritorno a scuola dopo la chiusura che c'è stata a ottobre, dopo pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico. Come si può vedere dal nostro motto, cioè a scuola sì ma non così, perché la nostra priorità è il ritorno a scuola, ma non in queste condizioni, quindi con la didattica a distanza integrata, con questi orari molto sproporzionati, salzati, esatto. Infatti, riguardanti gli orari, noi abbiamo avuto anche l'appoggio dei nostri dirigenti scolastici che hanno inviato una lettera al prefetto per modificare gli orari, poiché anche noi abbiamo scuole molto grandi e quindi c'è la possibilità di dividere le entrate. Questo sciopero è stata una conseguenza, poiché noi stiamo lavorando da più di un mese per il rientro a scuola, per far confermare la didattica a distanza. E nonché dopo l'ultima raccomandazione, teniamo a sottolineare la raccomandazione del governatore Vincenzo De Luca, che ha dato scelta ai dirigenti scolastici di far fare la didattica a distanza, scelto meno, per persone fragili o anche per chi non è fragile. E noi, perché siamo in democrazia, riteniamo che questa sia una scelta opportuna, cioè scegliere se si vuole ritornare in presenza oppure se vuole rimanere in didattica a distanza. Questa è la nostra priorità, perché crediamo che in queste condizioni non sia proprio il caso di ritornare. E noi diciamo che sciopereremo da qui fino a che non avremo risposte, perché ormai è un boomerang. Il primo cittadino dice dirigenti scolastici, prefetto, prefetto, governatore. Quindi è un boomerang, ma che non si sa di chi è la responsabilità. Quindi noi stiamo partendo con tutta la calma e la nostra, diciamo, volontà a dialogare, ma dobbiamo capire chi può prendersi questa responsabilità e ci può ascoltare. Era la nostra caratteristica il rapporto con il prossimo e c'era sempre quel momento, ovviamente a fianco allo studio, dello scherzo, della chiacchiera con gli amici. Tutto questo da non a questa parte c'è privato e stavo dicendo come abbiamo specificato in questi documenti, il ritorno a scuola è quello che vogliamo, è il nostro principale obiettivo, ma assolutamente non con queste disposizioni. Basta mettersi nei panni di un ragazzo del quarto, ma in particolare del quinto superiore, che oltre a doversi preparare per l'imminente esame di Stato, che ancora non si sa come si farà l'esame di Stato, il 90% di noi si sta già preparando per i test universitari e entrare alle 10 per poi uscire alle 15, se non alle 16, in altri istituti. La domanda è Sono come ci... delle difficoltà, Esattamente. però rimane fermo il Noi siamo propensi a preferire la DAD, anche se non può essere paragonata ad una lezione voto. vera e propria, Certo, c'è paragone. però, ripeto, tornare con questi orari che non ci garantiranno un'adeguata, preparazione scolastica e non sembra proprio il caso. Per questo preferiamo la DAD al ritorno in presenza che... Così come si è ormai Esattamente. deciso. Allora, noi vogliamo la libertà di scelta se andare in presenza o rimanere in DAD, perché noi siamo ragazzi e innanzitutto qui si parla di salute, quindi noi con la salute non si scherza. Quindi la presenza vi Purtroppo, crea dei problemi. sì, purtroppo noi quando siamo ritornati a scuola ad ottobre abbiamo avuto dei casi Covid, quindi sappiamo cosa significa tornare a scuola e alcune classi rimanevano anche senza professori, perché nel momento in cui i professori erano a casa aspettando l'esito del tampone, non potevano fare la lezione. Poiché i professori del nostro liceo insegnano anche in altre sezioni andavano a scuola ma erano senza professori, quindi chi entrava alle 10 usciva a C'erano delle mezzogiorno. ovvie Sì, difficoltà, è normale. esatto, quindi noi con la didattica a distanza abbiamo trovato un punto di continuità e quindi noi cerchiamo appunto la didattica a distanza perché, come ripeto, si tratta di salute. Cerchiamo di farci ascoltare. Noi stiamo scioperando perché siamo gli unici a non essere ascoltati, poiché altre scuole hanno avuto il diritto di scegliere se tornare in presenza o continuare con la DAD, a noi questo non ci è stato permesso. E tornare a scuola, anche se non saremo 1.070, saremo 500, comunque è un rischio. I professori dovevano essere tamponati prima del rientro, ma per problemi dell'ASL non sono stati tamponati. Quindi noi torniamo a scuola con professori non tamponati, ma Io direi di più, dovrebbero anche noi essere ragazzi, ancora meno. comunque siamo 1.070 ragazzi e comunque abbiamo, oltre alla scuola, facciamo anche altre attività, alcune iscritte Certamente. nella federazione. Noi studenti siamo la maggioranza delle persone che vivono all'interno degli istituti, quindi anche noi vogliamo essere ascoltati. Le istituzioni ad oggi ancora devono ascoltarci. Noi stiamo richiedendo questa libertà di scelta tra DAD e didattica integrata, come il governatore De Luca il 28 gennaio ha raccomandato. Altri istituti come Sarno, loro già hanno ottenuto questa libertà di scelta senza protestare. Noi oggi invece abbiamo perso questa giornata di scuola e ne perderemo altre.
per ottenere... Non avete intenzione di rientrare? No, il nostro sciopero non ha una giornata di chiusura, noi continueremo finché non saremo ascoltati. Una vittoria, perché è uno sciopero che tutti gli alunni ci hanno ascoltato, infatti nei nostri istituti sono entrati pochissimi, parliamo di 2-3 alunni, sia per quanto riguarda in presenza sia per quanto riguarda a distanza, ma è uno sciopero anche i professori si trovano in difficoltà in questo momento, perché anche loro questi hanno la loro vita, hanno una famiglia, hanno attività da fare, ma per di più hanno paura per chi vive con genitori e per chi ha fragilità loro internamente. Condividiamo la stessa difficoltà dei professori. Esattamente. Soprattutto speriamo ci sia ben presto la fine di questo scaricabarile, poiché le istituzioni finora non ci hanno dato le risposte che cercavamo. Ci servono risposte che siano chiare, quindi cerchiamo risposte con chiarezza da parte delle istituzioni, poiché stanno facendo un gioco politico, diciamo, sulla nostra pelle. La sicurezza dei ragazzi non deve essere mischiata con i giochi politici. Deve cadere questo boomerang, devono smettere di scaricare la responsabilità su terze persone. Noi stiamo pagando lo scotto della nostra colpevolezza, ovvero ci stanno additando come diffusori massimi del contagio dal principio della pandemia.